damit bringt er. Andrea Gassi aveva insultato nel peggiore dei modi e con una prepotenza inaudita un giudice di sedia nei quarti di finale degli US Open datati 1992. E tutto perché l'arbitro aveva appena riservato all'americano un warning che non considerava giusto. US Open, you give me a warning and you tell me bad luck. Ma grazie al cielo questo suo caratterino così ribelle era accompagnato da un enorme talento capace di dargli quella spinta necessaria per arrivare in cima al successo. Perché il grande Agassi è stato uno che ha segnato un'era del tennis. La sua aspra rivalità con Pete Sampras o Jim Courier è passata alla storia come una delle più entusiasmanti e ricordate di questo sport. Tuttavia la sua carriera è stata macchiata da un episodio alquanto scuro relazionato ad un potente stimolante altamente coinvolgente che il giocatore aveva sempre occultato all'autorità e che aveva lasciato di stucco l'intero mondo del tennis. Il Kid di Las Vegas è stato un valido punto di riferimento nell'ambito del tennis. Vincitore del Grande Slam, ex numero uno nella classifica ATP, è stato indubbiamente uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Ma in questo percorso costellato di successi, la sua carriera ha subito uno scivolone, trasformandolo in un autentico villain agli occhi dei più critici. I resented my life, didn't know who I was, was being told by the world who it is that I was, and being labeled as such, and it just... I just kept spiraling down. I was disconnected with this very life that I felt like I never chose. Nella sua autobiografia Open, lo statunitense ha ammesso di aver fatto uso di metanfetamina mentre giocava da professionista e di aver mentito spudoratamente all'ATP per evitare una squalifica. Mi sono seduto con un taccuino sulle gambe e ho scritto una lettera all'ATP. Era piena di menzogne, ma con qualche verità qua e là. I wasn't confused as to why I went from number one to number 141 in the world. Gotcha. I knew exactly what I was doing. Le critiche affilate come lame rivolte al comportamento di Agassi arrivavano da ogni parte, ma l'ex tennista aveva preferito non dare molta importanza alla situazione poiché al di là di quel che la gente diceva sapeva di aver vinto la partita più importante della sua vita. Turning that around, that became ultimately my greatest accomplishment in tennis. El gran rebelde del tenis mundial, la antítesis de un Sampras perfectito, la demostración de que se puede caer y volver a levantarse y la demostración también de un niño que, como cuentan en su autobiografía, fue obligado a jugar tenis por su papá y cumplió a la perfección el objetivo que este le puso. It's taken him 5 years since the first time he won it. In totale ha vinto 8 tornei del Grande Slam, oltre a 60 titoli ATP. Eppure l'immagine di Agassi trascende il tennis. Infatti, ha camminato attraverso i luoghi più scuri per poi, con immani sacrifici, tornare a far pace con la versione migliore di sé. E anche se sciaguratamente la sua storia non è stata tutta rose e fiori, al Kid di Las Vegas poco importa. Perché il suo scopo è quello di aiutare gli altri attraverso la sua vicenda personale. This is a small price to pay for the real goal of giving somebody the tools to make better decisions for themselves.